diciamo, passare al secondo intervento che racconta una visione ancora più strana, se volete, ma più sperimentale forse, perché questa volta parleremo di un prodotto e parleremo di come un designer di prodotto, senza usare tecnologia connessa, Paolo correggimi poi se sbaglio e io provo, ma dopo mi dici tu se sto dicendo, senza usare tecnologia connessa è riuscito a creare con tecnologia 3D e con dei materiali che hanno particolari proprietà, degli oggetti che comunicano il proprio stato. E quindi fare conversazione, tra virgolette, oppure costruire una relazione tra utente e prodotti la si può fare anche non utilizzando dimensioni digitali. O meglio, si usano tecnologie digitali o tecnologie di fabbricazione evoluta, ma il prodotto sostanzialmente resta un prodotto disconnesso, quindi non connesso ad un cloud e quant'altro, e usa le caratteristiche dei materiali. Tutto questo Paolo l'ha fatto di suo per un grande brand e ci racconta questo progetto. E ci racconta che cosa fa. Allora, condivido lo schermo. Sì. Vedete? Sì. Sì, molto bene. Allora, innanzitutto sono Paolo, molto piacere, sono stato anch'io studente al Politecnico, ho fatto la triennale in prodotto industriale e la magistrale design engineering. All'ultimo anno ho avuto la fortuna di essere selezionato per andare a fare un anno all'MIT e dove ho avuto modo di fare delle collaborazioni, tra cui il progetto che andremo a vedere. Io parallelamente allo studio porto avanti quello che chiamo B-Lab, che sarebbe un laboratorio di stampanti 3D. Ora detto di me ne avete solamente due perché mi sono trasferito, però originariamente era questo, dove per interesse personale, come hobby, stampavo 3D. Questo mi ha portato dei grandissimi vantaggi perché ho sperimentato un sacco con il 3D, tanto che poi mi ha portato ad avere un curriculum che è esattamente quello che stava cercando il laboratorio in America per essere ammesso. Cosa c'entra tutto questo con quello che sono adesso? Cioè adesso sono UX designer, UI designer Robos. Robos è un'azienda che fa stampanti 3D a Bari, quindi in realtà molto diversa da quella che è Milano, ma incredibile comunque. E niente, ora come ora mi sono ritrovato e sto scoprendo sempre di più il mondo del user interface e user experience, perché sto facendo rendering H24 di stampanti eccetera eccetera, come anche le interfacce, quindi l'interfaccia che vedete a fianco a me l'ho disegnata io, l'ho programmata io, quindi mi sono piatti gli strumenti per poter creare questa interfaccia e abbiamo spinto un sacco anche il codice per poter fare esattamente quello che volevamo noi. Allora, io non sento più me stesso, però spero che mi sentiate comunque. Ti sentiamo bene, vai tranquillo. Perfetto, ok. No, perché sto parlando con lo schermo e non avendo fatto d'altro perché ho finito esattamente... È alienante, ma diciamo, noi ti vediamo e ti sentiamo. Ok, perfetto, perfetto. Ok, allora vi presento Puma, Comfort 42. Quindi questo è un progetto che è stato fatto all'MIT Design Lab, che quando è stato da un anno come business student, con Puma. Puma aveva la necessità di creare un oggetto che potesse cambiare le proprie proprietà, un metamaterial, quindi un oggetto che potesse cambiare di stato, come nell'immagine di Escher. La soluzione per poter fare ciò, poi andrò più nel dettaglio di quello a cui sto parlando, l'abbiamo trovata con dei materiali smart, che sono materiali a memoria di forma. Il materiale a memoria di forma è un materiale che viene stampato 3D, ma come con molte altre tecnologie, in pratica è in grado di assumere due forme, ovvero quella con cui viene stampato, quindi per esempio una stella, poi se viene immersa in acqua calda, viene modellato, viene aperta la stella e fatto raffreddare, rimarrà rigido. Tuttavia, successivamente, se lo metto nuovamente in acqua calda, il materiale ritornerà allo stato iniziale, quindi in memoria di forma. Poi ci sono anche altri materiali, sempre più intelligenti, che riescono
in base alla temperatura, cambiare addirittura tre o quattro tipi di forme, ma quelli sono molto più complessi e molto più costosi. Allora, passiamo un po' più nel vivo di quello che è stato fatto e cosa Puma ci ha chiesto. Praticamente, non so se qualcuno ha mai fatto una maratona o insomma corre, durante una maratona all'incirca al 30° chilometro c'è quello che viene chiamato hitting the wall. Cos'è? Praticamente è il momento in cui il maratoneta si trova senza più risorse, cioè senza più risorse fisiche da poter utilizzare e quindi si trova, è come se si scontrasse contro un muro, cioè l'effetto è che lo senti proprio nel momento in cui tu stai finendo le risorse. E ci sono moltissimi video su YouTube di maratoneti che hanno proprio, sbattono violentemente, lasciatemi dire. E si accasciano, ma comunque cercano di andare avanti proprio stremati. Quindi, perché è importante la user experience di questa attività? Perché la scarpa di Puma deve passare, come quella degli altri brand, dovrebbe passare da uno stato ad un altro, quindi da un materiale con delle determinate caratteristiche a un altro materiale con diverse caratteristiche, quindi lo stato, il tuo stato cambia, deve cambiare pure l'oggetto che tu hai addosso. Quindi abbiamo uno stato A che è quello prima dei 30 km e uno stato B che è quello dopo i 30 km. Quindi alcune parti diventano rigide e altre parti diventano più soffici. Allora, soft, non so come si traduce esattamente in italiano perché l'ho sempre detto in inglese questa presentazione, però si diventano più morbide. Ok, come abbiamo risolto questo problema? Andando a creare due strati. Quindi nello stato A, come potete vedere dall'immagine con i trapezi blu, i trapezi blu sono sopraelevati, quindi il mio piede poggia sui trapezi blu. Al tempo stesso, nello stato B, quando i trapezi si afflosciano, tenderanno ad andare giù e a fare comparire lo stato B. Quindi lo stato B che può avere caratteristiche differenti. Lo vedete benissimo dalla GIF, quindi inizialmente il piede, ora il piede poggia su questi oggetti e rimbalza, poi una volta che viene riscaldato si affloscia e quindi fa comparire, tra virgolette, il materiale sottostante. È un concetto semplice, efficace direi, ma non super intuitivo all'inizio, quindi spero che mi capiate. Successivamente, quindi, volevamo capire qual era la forma adatta per fare questo, per queste proprietà, e abbiamo provato con diverse forme, sia in base a dei paper che abbiamo letto, piuttosto che forme degli origami, piuttosto che forme ausetiche, un sacco di forme diverse, per provare proprio a sperimentare. Sono una persona pragmatica, mi piace modellare 3D e mi piace stampare 3D, quindi sono stati fatti un sacco di esperimenti. Quindi, come vedete qua a destra, possiamo vedere che il piatto, quello che vedete blu, è un piatto riscaldato a 35 gradi, qualcosa del genere. Una volta che viene riscaldato, vedete le forme che tornano al loro stato iniziale, ovvero quelle con cui sono state stampate. Ce ne sono alcune che reagiscono bene, qualcuno che reagisce male. La prima reagisce abbastanza bene, molto bene anzi direi, mentre altre quasi non si muovono. Ok, e in particolare dopo tutti questi test è stata scelta la forma che vedete a destra che come vedete è in grado di alzarsi addirittura da sola quando è sottoposta a calore. In questo caso è stata usata una pistola termica. Successivamente è stata presa una mappa della pressione del piede che vedete lì a sinistra e si è deciso che il triangolino, lo chiamo triangolino in questa forma bizzarra, sarà un triangolino rigido se i tre piedi sono disposti nella prima configurazione stiff, mentre se viene torto il triangolino sarà più flessibile. Sono fatte successivamente delle analisi FEM per riuscire a capire di quanto torcere questo modulo affinché potesse essere più o meno rigido. E grazie alla mappatura presa da Puma è stato creato un algoritmo in grado di far torcere più o meno il modulo in base a dove si trovava. Quindi
nella parte superiore che c'è più pressione, si dovrà torcere di più, quindi deve essere più morbido, quindi si torcerà di più il modulo stesso. Ok, la parte sottostante, quindi lo strato B, è uno strato semplice in silicone, fatto da silicone con diversa consistenza, quindi siliconi più o meno rigidi. In particolare quello rosso è quello che deve essere più rigido, quindi mentre tutti gli altri, meno male, diventano più soffici, quello rosso invece deve risultare più rigido per evitare che il piede possa, non ricordo il nome, possa andare verso l'interno. Non me lo ricordo. Ok, vi ricordo, sono una persona pragmatica, quindi questi sono neanche tutti, ma la maggior parte degli esperimenti che sono stati fatti. Quindi a destra troviamo le forme basiche, i moduli che sono stati testati, tutti quanti sono stati testati, e a sinistra troviamo, e questa è una pessima user experience perché ho dovuto mettere quelle a destra, a sinistra, vabbè, comunque sia, poi a sinistra troviamo invece i moduli con la schiuma, quindi i moduli con lo stato A e lo stato B e immersi in una schiuma. Ok, questa è un'altra fotografia e vi farei vedere il video che diciamo riassume, spero meglio di quanto ho fatto io quello che ho letto e poi se avete delle domande mi potete chiedere. Ok, di questo video ora è presente al London Design Museum e per una mostra che in teoria dovrebbe girare in diversi continenti a 5 tappe, se non ho capito male. Ok, senza audio quindi parlerò sopra. Quindi questo è quello che dicevo, il maratoneta che sta correndo. In realtà non sono un maratoneta. Qua è quando viene il hitting the wall. E questa è la scarpa che è stata disegnata. Ok, qua vediamo le diverse fasi, quindi una fase in cui ci sono delle aree che sono più o meno rigide. La seconda. Ok, dentro la schiuma troviamo i due componenti, quindi quello in amore di forma e il silicone, di cui quell'amore di forma, grazie all'algoritmo che vi facevo vedere prima, è stato ingegnerizzato per torcersi di più o di meno. E inizialmente, quando viene premuto, comunque non è rigido. Ok, e si flette. Il secondo strato è quello in silicone, che è il più semplice, diciamo così, è simile a delle solette che potete comprare, fatto da diversi materiali. E quando questi due vengono uniti, okay, abbiamo la GIF che vedevate prima. Quindi inizialmente, prima fase, si flette e poi viene scaldato e si affloscia facendo comparire il secondo strato. Ok, ecco, una cosa che ho dimenticato di dire, tutto questo viene isolato dall'esterno perché il calore può attivare questa funzione, quindi viene isolato dall'esterno tranne che è la parte che va a contatto col piede. Ok, poi c'è alla fine la scatola con cui abbiamo venduto le scarpe che alla fine riscalda nuovamente il polimero, affinché possa risvegliarsi e tornare alla posizione iniziale. Ok. Va bene, allora ho un altro video un po' più tecnico, che però davvero non è neanche mia competenza, diciamo, quella cioè, le analisi che sono state fatte, semplicemente fa vedere un attimino, fa vedere più oggetti, più samples. E spiega bene o male la stessa cosa, fa vedere le numerose prove che sono state fatte, le prove dell'analisi ferma insieme agli ingegneri, e che sono portato alla fine a definire l'oggetto. E vabbè, le immagini sono le stesse. Bene, allora, spero di essere stato chiaro, se però c'è qualcosa che volete chiedermi, assolutamente, ora non so cosa dovrei chiedere. Allora, direi chiarissimo, ovviamente
è un qualcosa di lontano dalle persone che solitamente seguono queste talk e dagli studenti che abbiamo qui, ma vi rendete conto delle enormi potenzialità che ci sono. Molti si chiedono a cosa serve la stampa 3D, cosa ci possiamo fare. Ecco, vedete che qui si trovano un po' di giustificazioni di processi che vanno proprio a massimizzare l'esperienza fino a un dettaglio specifico, cioè la scarpa che cambia rigidità durante, diciamo, una performance agonistica, o semplicemente un prodotto che cambia colore perché è successo qualcosa, stanno diventando ormai consolidate. I designer e voi in futuro nell'esperienza dovrete occuparvi di un processo sempre più ampio, dove oltre alla dimensione digitale ci sarà anche una relazione fisica. Qual è il futuro della stampa 3D? Cosa dicono a Bari rispetto a questo tema? Quali sono le prospettive che tu vedi? Allora, grazie per aver indossato la felpa del Politecnico, anche se abbiamo fatto, diciamo, una questione. Ah, un applauso ci sta. Allora, come sta andando la stampa 3D? Allora, noi, io perché mi sono unito a un'azienda di stampa 3D? Principalmente per il fatto che questa azienda è particolare, l'azienda è nata 5-7 anni fa e non tratta, non è stampa 3D normale, ma è stampa 3D di superpolimeri. Quindi sono polimeri che sono PIC, carbon PIC, quindi PIC caricato con fibra di carbonio. Quindi sono polimeri che resistono ad acidi, polimeri che vengono utilizzati per anche costi tariffi strutturali, Formula 1, macchine esclusive, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi noi ci vediamo la nostra tecnologia, che è per esempio un FDM, quindi filamento. Il mio parere è quello che dovremmo reinventarci, perché ora come sono moltissime altre tecnologie che stanno, diciamo, facendo un sacco bene, non riescono più a essere competitivi con noi, però sicuramente la stampa 3D ha un grossissimo futuro. Parlavamo di scarpe, sono andato l'altro giorno in negozio da Adidas e ho visto la scarpa fatta stampata 3D con le carbon, che è fantastica. Esatto. E quella è ottimizzata al 1000%. Anche Formulas l'ha fatta con New Balance, e l'ho vista anche alle MIT che ci stavano collaborando per fare la scarpa termocromatica, tra l'altro, quindi esattamente quello che diceva anche lei, prof. Ci sono questi materiali che stanno facendo davvero un sacco la differenza e che riescono a darti un prodotto che ha un qualcosa di più, cioè che riesce a cambiare il suo stato mentre lo utilizzi. La mia tesi, per esempio, è correlata a quello che ho fatto vedere, tratta la parte superiore, e anche lì riesci a dare un comfort, un qualcosa che va oltre. Ok, comunque, okay, quindi diciamo massimizzazione dell'esperienza e ruolo del design estremo e trasversale, quindi avete avuto degli esempi particolari. Adesso c'è Davide Genco che voleva farvi notare una cosa di come ci sono dei meccanismi di learning anche per la UX nel racconto che ci ha fatto Paolo. No, notavo, diciamo, dal mio punto di vista di designer di esperienze digitali, però notavo che c'è una questione molto interessante di questo fenomeno che hai sottolineato del hitting the wall, nel senso che non so poi come sia stato effettivamente riscontrato o messo a sistema questo bisogno in fase di progettazione, però evidentemente è quello il bisogno che fa scaturire tutta questa necessità, per cui poi la tecnologia gioca il ruolo di abilitatore per fare un prodotto che ti mette in condizione di quella cosa. Però volevo evidenziare, visto che anche con i ragazzi della classe siamo in una fase in cui stiamo definendo un concept, come se dovessimo analizzare la journey del corridore, del runner, del maratoneta, questo è evidentemente un momento di frizione che ha aperto un'area di opportunità progettuale per fare un nuovo prodotto. E sia che sia un prodotto fisico che sia un prodotto digitale, mi sembra una cosa interessante da evidenziare. Non so, tra l'altro, tu Paolo, se avevi già delle evidenze di ricerche che sono state su questo fenomeno o se era già una cosa nota al brand con cui hai collaborato. No, è una cosa super nota a chi è del settore, diciamo. E ci sono un sacco di paper a riguardo, ma come dicevo anche un sacco di video, e sì, assolutamente quello è stato quello che ha fatto scaturire la necessità di questo, della ricerca di questo prodotto. Ecco, loro sono venuti a me e detto: ci serve che una parte che prima è molle diventi rigida per supportare meglio il piede, e dell'altra parte diventino più morbide. Come facciamo? Perché ora come la scarpa è monodirezionale, cioè va sempre allo stesso modo. Quindi abbiamo fatto un sacco di concept, cioè loro si sono andati sui concept, abbiamo fatto un sacco di brainstorming, di etnografie, di interviste, eccetera, eccetera,
per chiedere anche a persone non solo maratonette, ma anche runner, perché non si trovano così facilmente, ma anche runner, chiedere qual era la loro esperienza, cosa avrebbero voluto, come avrebbero voluto attivare questa cosa. Per esempio, da ora abbiamo fatto il concept, questo è rimasto a livello di concept, funziona a livello di concept, non è ancora, non ha preso il volo, Ci diciamo, vuole per ora. una dimensione industriale notevole per portarla in produzione, immagino. Sì, Perché il costo sarà diciamo. proibitivo. Allora, in realtà il materiale non costa tantissimo, si trova a 80 euro per boh, neanche mezzo chilo, qualcosa del genere. Per cui ho visto materiali molto più costosi, diciamo così. In più, ora è stampa 3D, si può pensare di farlo in termoformatura, per esempio, con tutti dei campioni, e volendo provare a farlo in termoformatura con dei pro e dei contro, perché non puoi avere la stessa ottimizzazione. Mi sono perso con quello che stavo dicendo, non mi ricordo No, più, vabbè, però. ma niente, era giustamente il passaggio è esattamente quello, cioè individuato il problema, evidenziato e verificato una serie Sì, di sì, sì. paper che magari riguardano le dinamiche della corsa, la dimensione psicologica, dello sforzo estremo e quant'altro, poi si cercano delle soluzioni di progetto e il design ci mette un po' di suo, in questo caso valorizzando comportamenti dei materiali e qualità e poi lavorando anche sulla sua forma. Sì. Esatto. Allora, avete calcolato, diciamo, l'impatto di questo tipo di materiali? È un materiale ecocompatibile o sostenibile in qualche modo? Oppure per adesso vi siete limitati a sperimentarne la ipotetica funzione e poi dopo questo, qualora dovesse andare in produzione, si approfondirà? L'MIT c'era budget illimitato, per cui non è stato calcolato, non era Figurati se c'è un l'obiettivo. problema della sostenibilità in America con l'iperbudget, Non era dai. assolutamente un problema. Vi assicuro che il No, Politecnico sarebbe stato molto diverso, non abbiamo mai lavorato con budget così, però diciamo che no, 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 ho va lavorato con bene. gente che spendeva 60.000 euro per un progetto e noi eravamo al Politecnico, mai avuto un soldo. Però no, non si è parlato di sostenibilità perché? Buona, è una bella domanda, però diciamo che diciamo che il prodotto non è ancora in fase, non è pronto per la fase di produzione, per cui non si può ancora parlare di sostenibilità, ora come adesso sono sviluppati diversi concept, c'era questo come anche il concept con l'hydrogen, che è un altro materiale che va moltissimo di moda, lasciatemi dire adesso, materiali normali ma ossidici, per cui no, non si è fatto quello perché ci sono già tantissime problematiche da risolvere con i materiali. Con questi materiali. Poi di fatto non sono plastiche particolarmente strane, il polimero monomero di forma non è altro che un PLA con una formuletta un po' diversa, diciamo così, però comunque sono materiali, sono plastiche, non sono, poi sì, non è ecologico al 100%, Sì, poi assolutamente sì. non scateniamo qui il problema che potrebbe succedere la stessa questione sulla privacy delle Sì, plastiche, perché si fa una esattamente. guerra alla plastica, ma quello sbagliato non è la plastica in sé, ma lo uso che noi facciamo della Sì, plastica, ma questa però è un'altra se condizione. posso dare corda a questo discorso, solo facendo scarpe per Puma ho capito che una scarpa ha più di 40 componenti e materiali diversi, per cui ho apprezzato tantissimo quando Adidas ha presentato la prima scarpa monomaterica, quindi con lo stesso materiale, Adesso perché vuol per fare dire par condicio dovresti dire anche New Balance, Nike, no, perché sai che siamo in che. un'ottica di No, concorrenza larga, no, scherzo. vabbè, scusate. Adidas per ora è l'unica che l'ha fatto, Sì, è vero. quindi di tutta la Confermo e che sta 100%. collaborando col Politecnico su queste cose, ma non lo volevo Allora, dire, diciamo, spettacolo, apertamente. spettacolo. Sì, Va bene. tanta roba. Allora, Paolo, ti ringrazio davvero. E c'è un'altra domanda? Sì. Con quale stampante l'hai fatta? Immagino un FDM oppure hai usato una laser? Cioè, cosa hai usato? Allora, un FDM, sarò sincero. È Allora, quella che vedete qua quasi dietro è una Creality abbastanza pro. Quella che ha stampato quei materiali lì era una Creality Ender 3, cioè proprio la stampante più standard che tu possa comprare al giorno d'oggi. Poi i prototipi formali sono stati fatti con delle Formlabs piuttosto che delle parti con una Markforged. Quindi niente di particolarmente strano, però i materiali che a memoria di forma per ora.
si possono ottenere per la maggior parte in FDM, quindi versione filamento e lo stampo. Almeno per la fase prototipale va benissimo, poi dopo sì, va benissimo, poi sta sotto il piede, diciamo che non è una dimensione che ha grosse velleità estetiche, quindi si può anche, diciamo, Nella perfezione non si vede neanche. Esatto. Sì. Va bene, allora grazie ancora, un applauso e un applauso anche a voi tutti per questa prima Talk Blended che ci riporta anche a una dimensione di convivialità di un certo tipo, ma devo dire che la chat si è comportata bene e ha animato un po' la serata, quindi grazie a Ilaria Vitali, grazie a Paolo Boni e grazie anche alla crew, diciamo, della Experience Design Academy, Federica Caruso, Davide Genco, Chiara Parise e Alice Paracolli che ci segue da casa e ci dice se tutto va bene, e vi rimandiamo alla prossima puntata che sarà il 5 di novembre. E vi daremo poi tutte le informazioni necessarie, sarà anche questa una dinamica blended, capiremo se trovare anche un ambito per far venire qualche persona anche dall'esterno, ma non lo sappiamo e non lo diciamo perché ogni volta che abbiamo detto torneremo in presenza poi è successo qualcosa, quindi ci auguriamo che tutto questo continui a funzionare così con responsabilità. In bocca al lupo a tutti, buon lavoro e a presto e buon weekend. Ciao, grazie mille, ciao, ciao Paolo, grazie ancora.